Eccoci qua, buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi sono come mi sono alzato dal letto, non abbiate troppe pretese, mi vedete così, occhiali, pigiama, insomma come mi sono alzato dal letto, esattamente è così che mi ritrovo in questo momento. Non so, spero che anche voi abbiate festeggiato Halloween, ogni tanto ci sta anche staccarsi dai grafici, ma poi se si è dei veri amici cripto investitori poi si torna sempre sul pezzo. E quindi oggi con che cuore avrei potuto lasciarvi, abbandonarvi con la scusa del giorno festivo, tanto fuori c'è un tempo improponibile, ormai viene buio alle 5, piove da settimane qui da me, non so da voi, e allora facciamocela questa live, anche perché ha chiuso la candela mensile e abbiamo un all time high pure sul mensile. Sono finiti i Binance Whale Game, purtroppo non ho vinto come saprete, adesso poi vi aggiorno. Ci sono un po' di novità interessanti dal mondo Terra, perché è uscita Nexus Protocol, super attesissima, e quindi di cose da dire ne abbiamo. C'è il mega scam del secolo dello Squid Game Token, sempre a proposito di Squid Game per l'appunto, quindi cose da dire ne abbiamo. Allora ho detto, ma sì, facciamo questo appuntamento, anche perché questo venerdì non ci sarò, non sarò live con voi, perché sarò a Lisbona alla conferenza di Cosmos questo weekend, e quindi niente, salta la live, ma spero poi la prossima settimana di portarvi qualche update interessante dal mondo Cosmos, di cui mi sto super interessando in questo periodo. Comunque, nel frattempo direi che stiamo pure sul pezzo, cerchiamo di fare la nostra live col solito modello, ovvero vi voglio anche voi super presenti, super carichi e pieni di domande, ok? Quindi partiamo con un paio di notizie barra cose interessanti della settimana. Allora, innanzitutto, come vi dicevo, la chiusura della candela mensile per Bitcoin, che segna l'all time high anche su quel time frame, molto bullish, molto bene Bitcoin. Anche sui time frame minori è bullish, perché si sta consolidando, guardate il settimanale, all'interno di questa piccola area, vedete, dopo sempre l'all time high settimanale, quindi non abbiamo ancora perso quel livello, ci siamo spiaccicati qui dentro e sotto si è creata una zona di liquidità, guardate, tac, in domanda, sopra c'è un po' di offerta, insomma siamo appunto spiaccicati, però siamo sempre sopra l'all time high. Abbiamo provato a perderlo, c'è stato il tentativo da parte dell'offerta di fare un po' di sell off, ma guardate l'assorbimento, questo chiaramente mi fa propendere di più sempre per l'ipotesi bullish, e mi piace veramente tanto. Adesso c'è da vedere quale sarà la prossima mossa, ma anche oggi stesso, se non ricordo male, sì, guardate, c'è stata proprio una puntatina, tac, proprio istantanea, è durata, se non sbaglio, neanche un'ora, avevo guardato anche l'intraday, nella zona di liquidità che è l'inizio dell'entry area che avevamo un po' impostato, che rimane sempre valida. Fin tanto che siamo in questo scenario di lateralità, tutto ciò che è qua sotto, ma con particolare attenzione poi a quest'area, anzi anche a tutta questa, se si guarda poi il livello settimanale, è un'area valida per andare a costruire posizioni, chiaramente in base all'orizzonte temporale di tale posizione si va a cambiare la distribuzione degli ingressi. Se è una posizione altamente speculativa, non è che vado a spalmare tutti gli ingressi fino a qua giù, perché chiaramente non avrebbe senso, cambierebbe ottica, mentre se l'ottica è più di medio periodo, anche di dire io voglio fare uno swing trade basato sul se ritracciamo, anche se ritracciamo e andiamo a pescare qua giù anche per le prossime settimane, io costruisco un po' alla volta nel ritracciamento la mia posizione, tanto il macro è rialzista e poi l'ipotesi è quella, ripeto, di prosecuzione rialzista in seguito, quindi di breakout e un nuovo massimo, una nuova leg up. Questo è un po' il quadro iniziale di Bitcoin, che andremo ad approfondire per bene verso la fine, quando diamo un'occhiata ai grafici con maggior precisione e dettaglio. Per il momento direi che possiamo allora iniziare con i nostri argomenti, tra cui, beh, il primo facciamo
Ma no, facciamo Scam Game, perché è un argomento che mi sta molto a cuore, quello delle shitcoin, lo sapete, soprattutto di cercare di tutelare il prossimo dalle shitcoin, ce ne sono fin troppe, ormai non so veramente più cosa si inventeranno per scammare la gente, ma ci sono alcuni precetti che sono sempre validi. E questo caso, il caso appunto del token Squid Game che si è rivelato uno scam clamoroso, è un caso studio interessante anche per imparare, soprattutto per imparare lezioni. Ovviamente io spero di cuore che nessuno di voi ci abbia perso soldi e mi dispiace se qualcuno di voi li ha persi, partiamo da questo presupposto, però diciamo che era abbastanza evidente che si trattava di uno scam, dai, c'erano tutti i segnali. Cos'è successo? Allora è successo che hanno creato questo token cavalcando l'hype della serie TV Squid Game, dicendo sì, questo token facciamo un joy giochi anche noi, insomma si sono inventati un modello molto simile per incentivare poi le persone a comprare il token, che ha fatto, guardate, se togliete quest'ultima candela ha fatto un rialzo pressoché continuo. Ma un grafico così a voi non desta neanche un minimo sospetto? Cioè che va soltanto verso l'alto? Come è possibile secondo voi? Non ci credo che non desta sospetto. Questa è la prima bandierina, ma non rossa, scarlatta proprio. Perché non esiste un mercato dove c'è solo rialzo, cioè c'è qualcosa che non va, è un mercato neanche manipolato, proprio falso, truccatissimo, completamente truccato sulla sua struttura. Ed in effetti è successo proprio così. Questo token è quello, e lo smart contract dietro, è quello che viene definito in gergo honeypot, che letteralmente vuol dire barattolo di miele, no? Immaginatevi un bel barattolo di miele che, soprattutto se avete fame, quindi fuori di metafora, c'è l'occasione di arricchirsi, tutto che sale, tutto bello, con l'hype della serie TV più vista al mondo, tutto al posto giusto, la possibilità di arricchirsi in fretta, tutti che ne parlano, perché io mi ricordo che pure La Repubblica ha fatto un articolo dove ne parlava con un titolo veramente assurdo. Io mi veniva voglia di scrivergli e dargli dei nomi, perché avevano scritto tipo Squid Game Token dopo la serie è un mega successo anche per la criptovaluta, e poi un giorno dopo, 6 ore dopo, non mi ricordo, hanno aggiunto ma probabilmente potrebbe essere una truffa, ma prima non c'era, cioè pericolosissima una cosa del genere. E comunque questo honeypot in sostanza è un'esca, un barattolo di miele, fuori di metafora, un'esca che attira tutti coloro che hanno fame, che sono curiosi, e poi li intrappola al loro interno come insetti nel miele, no? Una volta che sei attirato dal profumo e dalla sua dolcezza, tac, ti intrappola e non esci più. Niente di più identico a quello che è successo con questo token, perché di fatto lo smart contract era costruito in modo da permettere soltanto di comprare, ok? Questo è il discorso, cioè, e quindi il prezzo può solo salire, e gente che andava ad acquistarlo con i propri BNB, non so adesso il pool se era in BNB o in BUSD, ma poi di fatto appunto andava ad acquistarlo, sapete come funzionano i pool, no? I pool 50-50 sui DEX, se tu vai ad acquistare il token B con il token A, tu cambi la proporzione del pool perché versi dentro token A e prelevi token B, e quindi il prezzo, visto che non esiste un exchange che lo ha listato e lo quota, il prezzo è dato dal rapporto tra le due coin presenti all'interno del pool, chiaramente sale. Perché? Perché tu compri, porti via una, aggiungi l'altra, cambi il rapporto, il prezzo sale. Questo è ciò che fa il modello di pricing all'interno dei DEX, Uniswap, PancakeSwap e simili. In questo caso chiaramente PancakeSwap, perché come fa una shitcoin a non essere su BSC? Ormai abbiamo capito anche questo, che è un super trend. Poi cos'è successo? Niente, il prezzo ha continuato a salire, tutti ne parlavano, il fenomeno del secolo, eccetera, eccetera. Molti si erano già accorti che era uno scam, perché anche giorni fa io leggevo su Twitter articoli che era evidente, dicevano guardate che non si riesce a vendere, cioè è uno scam, fate attenzione. Solo che sul gruppo Telegram venivano bannati una cosa e l'altra, alla fine
c'era sempre qualche boccalone che ci credeva e quindi poi è finita malissimo, perché la conclusione è stata il rug pull da parte dei creatori di questo token, che hanno preso tutta la liquidità. Oggi ho scritto il post su Telegram e dopo qualcuno mi ha chiesto: ma come fanno a guadagnarci loro se questo token poi non vale niente e se le dinamiche sono queste? Beh, tu considera che loro creano questo token insulso, questa shitcoin, fanno il pool BNB shitcoin o BUSD shitcoin, decidono loro il prezzo iniziale, perché chi fa il primo pool decide il prezzo, e alla fine chi va a comprargli questa shitcoin la va a comprare in BUSD o BNB, quindi a loro, cioè all'interno del pool, scusate, va a dare BNB o BUSD. Solo che la liquidità all'interno del pool è tutta loro, cioè non esiste un'altra persona che si mette a fare da liquidity provider del pool Squid BUSD. 99 su 100, perché chi compra questo token non sa neanche cosa vuol dire fare il liquidity provider, e quell'1% restante magari non vuole subire l'impermanent loss di un token che fa il più 2000% o cose del genere, a parte che in questo caso non so neanche se era possibile fare da liquidity provider. Sta di fatto che loro ci guadagnano, perché a un certo punto avviene quello che si chiama rug pull, ovvero tutta la liquidità del pool è in mano al creatore del token. Questo vuol dire che se il creatore del token toglie la liquidità, basta, fine, non esiste più il token, non esiste più un mercato. E quindi questo è l'exit scam, no? Finisce tutto il divertimento e tutti rimangono con questo token che non vale più nulla, perché il rug pull viene ufficializzato. Che cosa ci insegna tutto questo? Allora, io spero che sia un caso studio interessante per capire meglio alcune dinamiche dietro le shitcoin, cioè come funzionano queste shitcoin, perché vengono comprate, perché riescono a crescere di prezzo, perché effettivamente qualcuno le compra e si può comprarle, e come fa lo scammer poi a uscire col malloppo. Sono tutte cose interessanti. Quindi la prossima volta che appare una cosa del genere, che domande ci si può fare per evitare i danni? La prima domanda da farsi è: allora, un Squid Game token, già quello suona come scam, ma veramente con gli altoparlanti, perché poi diciamocelo, cioè un token che prende l'hype di una cosa che non c'entra nulla con le cripto e cerca di portarla sulle cripto, già lì partiamo molto male. Ma anche se supponiamo di superare questa cosa e far finta che potrebbe non essere scam, cos'altro possiamo pensare di fare per evitare danni? Allora, innanzitutto fare un'analisi quantomeno del progetto, cioè acquistare un token che non ha nulla ancora di fatto è come prendere i soldi e buttarli in giro, tac tac tac, ma con la quantità di shitcoin che ci sono adesso, che ne nascono veramente in quantità industriale, ognuna col suo pretesto, no? Ci sono i più disparati progetti che vengono spacciati come rivoluzionari e poi in realtà magari sono solo shitcoin, come appunto questa e tante altre. Ma perché provare a buttar via i propri soldi così in questi token che sappiamo che con buona probabilità finiranno in nulla, anziché investirli in Bitcoin, Ethereum o altri token e coin che hanno, caspita, uno storico di anni di attività e di costruttività nel mondo cripto? Cioè, già a me non piace investire in progetti nascenti, anche se sono top gamma, no? Come possono essere i launchpad di Binance, i nuovi token, ad esempio adesso parliamo di Nexus Protocol su Terra. Io non investirei in Psi perché è nuovo, non ha mercato, non perché non è valido il progetto dietro, perché lì siamo, ripeto, top gamma. Ma se, cioè, già quello lo reputo una scommessa, e pensate cosa può essere un token che nasce da un signor nessuno, che arriva con la sua idea, finta idea o pseudo tale, rivoluzionaria, solo per vendere una shitcoin su Binance Smart Chain, che alla fine hanno tutte le stesse caratteristiche. Quindi già questo ci deve, ecco, fare un attimino, far due domande. Se non c'è un progetto funzionante, un qualcosa che si può già concretamente utilizzare, per me non vale la pena andare ad acquistare il token. Cioè si vanno a fare delle scommesse folli
che sì, si può fare il per 100, per 200, adesso c'è la mania delle meme coin, di tutti i cani, gatti e robe del genere, ma davvero è questo che vogliamo fare? Cioè, allora conviene andare al casino, andare a Monte Carlo a fare due giri di slot machine, di roulette, e secondo me ci sono anche probabilità più alte di guadagnarci rispetto a che buttare soldi a caso nelle scam coin. Ma venendo più nel dettaglio, poi andando più in quello che accade all'interno di questi token, quando c'è la liquidità all'interno di un pool data esclusivamente o quasi da un provider che è il creatore stesso del token, cioè, e magari non è neanche bloccata la liquidità, ma anche se la fosse, cioè è un mercato estremamente centralizzato, dipendente solo dal loro creatore, vi fidereste? Non lo so, cioè magari sono io che sono troppo diffidente, troppo scettico, ma meno male, cioè io voglio continuare a essere così, e anzi invito anche voi all'estremo scetticismo, perché se il creatore di questo token poi ha intenzioni malevole, non voglio dire che tutti abbiano intenzioni malevole, mi auguro che ci sia ancora qualcosa di buono a questo mondo, ma se lui ce le avesse, fa così e sparisce tutto, e sparisce lui con i vostri soldi. Volete veramente correre un rischio del genere? Io spero veramente di no. Quindi attenzione a quando la liquidità di un token appartiene soltanto a uno o pochi provider, perché il rischio è veramente alto. Soprattutto poi combinando le varie cose, quindi il discorso della liquidità con la coin nuova, la piattaforma non esistente, progetto ancora vaporware, come si suol dire, magari cavalcando hype, FOMO del momento, tipo la serie TV, i cani, i gatti e le meme coin. Ecco, sono tutte cose che vanno a incrementare per me basta una di queste cose ed è no, vi dico la verità, ma se proprio si vuole dare una sorta di punteggio, tutto ciò va a incrementare esponenzialmente il punteggio di rischio. Infine, un'ultima cosa, perché spesso vedo millantare dei pump, no? Un'altra tipica cosa delle shitcoin è che all'interno dei gruppi Telegram, delle community, dei Discord, di qualsiasi canale abbiano, e delle recensioni che vengono fatte, perché poi puntualmente pagano gente per fargli recensioni, per menzionarle, e quindi insomma purtroppo c'è chi si vende anche a questo, e puntualmente uno dei topic, cioè gli unici topic toccati sono il prezzo, il numero di holder e la community, quanti siamo su Telegram, cioè ma che metriche sono per dare valore a un token? Ma siamo veramente arrivati a questo, che il token ha valore perché ha 10.000 holder e perché ci siamo in 10.000 su Telegram? Io veramente mi auguro di no, perché è veramente la morte del valore intrinseco delle cripto. Siamo alla ludopatia per davvero. E quindi, ecco, questa è un'altra bandierina rossa. Ma infine, un'ultima cosa che volevo dire è che spesso in questi canali, no, delle shitcoin, se si va sul, non lo so, la meme coin di turno o comunque una coin senza valore, viene millantato un incremento di prezzo, spesso dicendo wow, abbiamo fatto 4 per al listing entro un giorno, così cos'ha. Ma è veramente facile fare una cosa del genere, perché se voi fate due calcoli, no? Se voi avete un pool di liquidità, guardate su Squid Token, questo qui c'era meno di $1 milione di liquidità, il che vuol dire $500,000 di, supponiamo che fosse BUSD per semplicità, e token, no? $500,000 di BUSD e $500,000 di dollari di token FAL, cioè che poi il prezzo lo fanno loro, quindi decidono loro quanti metterne, e loro di fatto sborsano il costo iniziale da parte dello scammer, è il $500,000 di BUSD. E che è un costo sostenibile, direi, per uno scammer, che tanto di solito almeno il doppio ce lo guadagna con questi scam. E quindi con $500,000 di BUSD, immaginatevi qualcuno che va a comprare $100,000 in totale di questi token. $500,000, $500,000 all'inizio. $100,000 di token, quindi va a depositare $100,000 BUSD e compra questi token qua, no? Da 50-50 si arriva, supponiamo, a 60-40.
Il pool deve ribilanciare, il prezzo si ribilancia al fine di andare a essere sempre 50-50, no? Spero di essere chiaro su questo, perché i pool di liquidità su PancakeSwap sono sempre 50-50. Quindi se uno compra 100k, uno o più di uno chiaramente, supponiamo di riuscire a generare un volume di 100k, succede che diventano 600k e meno token. Quindi il numero di token diviso 600k fa il nuovo prezzo. Il prezzo sarà più o meno il 15-20% in più, con 100k di volume, cioè che lo si fa in 10 minuti se si ha un minimo di gruppo Telegram. E allora diranno: al listing abbiamo già fatto più 20%. E se questi 100k diventano 200, 300, 400, mezzo milione, un milione di volume, che non è difficile generarlo, cioè se c'è una viralità come una shitcoin, ma anche l'ultima arrivata, anche questo Squid Token ha fatto, c'erano, guardate qua, ci sono dei momenti in cui ci sono milioni di token che al tempo valevano molto di più, perché adesso è dumpato a zero, però al tempo valevano molto di più, milioni di token in un'ora, ok? E pensate a cosa può voler dire sul prezzo, cioè un milione di dollari di buying pressure dentro a un liquidity pool di un milione di dollari in totale ti fa fare per 3 al prezzo, per 4, e ripeto, è semplice da ottenere. E magari gli scammer in questione, ma sono proprio loro i primi a fare questi scambi dall'esterno per far sembrare che il prezzo aumenti, no? Quindi attenzione a filtrare, adesso forse sto diventando anche noioso a continuare a ripetere queste cose, ma filtrate le informazioni, cioè è ovvio che se andate sui loro canali Telegram vi dicono moon 2x, 3x, 4x, 5.000 holder, 6.000 holder, ma in realtà è tutto niente, è tutta roba che si può fare artificialmente, ok? Mi raccomando, non ci cascate in questa cosa, perché far fare 3x a una shitcoin che ha un pool di liquidità di un milione all'incirca e dintorni non ci vuole niente, e quindi mi raccomando, filtrate sempre tanto queste informazioni e smettetela di comprare shitcoin, vi prego, basta, non ne posso veramente più di questo trend delle meme coin che saltano fuori da tutte le parti. Se no, poi non lamentiamoci se facciamo un altro bear market, perché questi sono dei segnali veramente da rizzare le antenne e la guardia. Adesso basta, fatemi bere un po' d'acqua ghiacciata, perché altrimenti la temperatura sale. E andiamo a parlare di qualcosa di più serio. Spero di essere stato chiaro. Se avete domande anche su questo tema, però fatemele, perché io vi giuro farò sempre di tutto per cercare di educare a levitare questo approccio di gambling e questo buttarsi sulle shitcoin e buttare via i propri soldi. Parliamo di qualcosa di più serio, tipo appunto Nexus Protocol. Nexus Protocol, adesso mi sa che sono sulla testnet. Aspettate che vado in mainnet, così ci sono i parametri giusti. Eccoci, ok. Allora, Nexus Protocol, che cos'è? È un protocollo di vault, strategie di farming su Terra, simile a Yearn, per capirci, su Ethereum, e in sostanza quello che fa per il momento è utilizzare, vi faccio vedere proprio direttamente i vault, due strategie di collateralizzazione con Luna ed Ethereum per borroware UST e metterli a rendita sempre su Anchor. Quindi queste due strategie sono strategie che si basano unicamente su Anchor Protocol, ok? Quindi, in sostanza, mettere Bluna o BET su Nexus è come mettere Bluna su Anchor, borroware UST e quegli stessi UST rimetterli a rendita con un loan to value del 46% per il momento. L'APR è all'incirca del 9% e le ricompense vengono pagate in PSI, ok? Quindi questo è il funzionamento dei vault. Molto semplice, cioè si deposita il B-asset, io ho provato sulla testnet anche prima di utilizzarla in mainnet, perché di solito faccio sempre così per vedere poi di fatto il funzionamento. In realtà, ecco, vabbè, forse ho ancora qualcosa. Se io faccio, vedete, deposit,
da qua, supponiamo di voler collateralizzare Biluna. Innanzitutto serve Biluna e non Luna, quindi c'è da fare o il bond su Anchor oppure scambiare Luna con Biluna su TerraSwap. Una volta che ho i Biluna, attenti che l'APR in testnet è differente da quello reale, si va qua, si fa deposit, non lo so, 2 Bluna, io adesso qui ne ho 5 in testnet, confermo la mia transazione, tac, è pressoché istantanea, e una volta fatto questo mi va a dare appunto la liquidità all'interno di quel vault e mi dà, come Yearn mi dà gli Y token, in questo caso io avrò gli M token, ok? Allora, guardate, innanzitutto vedo riscontro qua sotto dal fatto che nel Biluna Vault io ho 2 Biluna depositati e quindi si vanno ad accumulare le ricompense che, se non ricordo male, hanno un po' di ritardo, nel senso le prime vengono sbloccate dopo, non ho capito bene se un giorno o comunque c'è una specie di buffer, no, tra l'erogazione delle prime ricompense per una questione di ottimizzazione del loan to value, no? Per minimizzare, cioè per massimizzare, scusate, la disponibilità di liquidità da parte del protocollo. C'è un ritardo, non ricordo di quanto, mi pare di un giorno o poco più. E una volta che io ho dato liquidità qui, posso lasciarla lì, lasciarla lavorare, fare il mio claim di volta in volta quando vado ad accumulare dei PSI. Vedete qui io andrò a vedere in tempo reale le ricompense che mi spettano, farò claim quando voglio, confermo, pago una piccola transazione, tac. Claim rewards, qua mi fa il claim su entrambi i vault, quindi se ho sia Biluna che BET faccio un claim solo per tutti e due. Poi una volta che ho fatto questo, volendo, posso fare anche un'operazione in più, ovvero se io vado su farm, guardate, ci sono 3 pool interessanti. In particolare, allora, PSI UST è un pool che c'era già da mo, e è un pool classico, no? 50-50 con impermanent loss, con PSI che è la coin appunto di Nexus e UST che è la stable, quindi molto, molto banale come concetto. Questi qui invece, N Luna e N ETH, uno dice ma che cosa sono? Allora, sono esattamente gli Y token di Yearn nella loro versione Nexus, quindi se io vado a dare Bluna nel vault che abbiamo visto poco fa, lui cosa mi darà? Allora, io ho dato 2 Bluna, mi darà 2 N Luna. Infatti se io vado a fare farm, vedete balance 2 N Luna, ok? Spero che si veda tutto, dovrebbe, sì, direi di sì, 2 N Luna, tac. Quindi se io vado, ovviamente è, attenzione, non l'ho detto, ma il pool è N Luna Psi, quindi ci vuole 50-50 di N Luna e Psi. Quindi se io non ho Psi e voglio andare a dar liquidità a questo pool, posso fare swap direttamente da qua, c'è solo la coppia, no, non è vero, UST Psi, c'è anche N Luna Psi, ah ok, sì, vai a utilizzare i pool, quindi in sostanza io posso cambiare UST N Luna N ETH in Psi, e così poi vado a dare liquidità al pool. Perché ve lo sto dicendo? Perché c'è un APR veramente che spinge e su questi pool non c'è il ritardo nella distribuzione dei PSI. Quindi, adesso torniamo alla mainnet per vedere quelli che sono i numeri veri, perché qua ci sono APR folli. Sì, va bene, d'accordo. Ciao. Allora, refresciamo la pagina. Siamo in mainnet, sì. Allora, guardate, qui abbiamo APR del 248%, che non è affatto male, 381 su NTH, che vuol dire l'1% al giorno, non dureranno sicuramente, ma finché durano si spinge. E come funziona? Ve l'ho detto, esattamente come abbiamo visto prima, quindi liquidità, Biluna BET, Vault, io ricevo l'N asset nel pool e il pool mi va a macinare. Quindi se io lo lascio nel vault da solo, io ho questo APR dovuto alla strategia. Se lo vado a prendere l'N asset e lo vado a mettere all'interno del liquidity pool con PSI, allora ho un APR molto più alto. Attenzione, se non ho capito male,
Se voi andate a prendere l'N Luna da qua e lo usate nel pool, non vi dà più però queste ricompense in PSI del Vault, vi dà solo quelle del farm, che però sono estremamente maggiori. Quindi niente, questa è solo una curiosità. Per fare lo step inverso, beh, fai il claim quando vuoi, le reward sono sempre in PSI, e per fare tutto il giro inverso si preleva la liquidità, quindi si trasforma l'LP token in N Luna e PSI, si va a rimettere, cioè l'N Luna ricompare qui, si fa withdraw da qua sopra e si riconverte in Biluna. Questi sono gli step. Molto interessante, perché comunque ci sono, insomma, Biet adesso, Biet Psi, non è male. C'è, attenzione, la impermanent loss in questi pool, quindi consideratela nel vostro conteggio e nelle vostre stime. Bene, poi che altro? Dunque, qui mi sa che abbiamo detto tutto. Il token PSI è il token di governance e per il momento sta andando abbastanza bene, perché comunque queste dinamiche sono intelligenti, se ci pensate, perché il dover farmare farmare l'N token all'interno di un pool che contiene PSI costringe a comprare PSI a chi lo vuole fare e alza la domanda per PSI. È geniale questa cosa, secondo me, e ha impattato molto positivamente sul prezzo del token stesso, che io non detengo e non ho intenzione di detenere, proprio perché è un token nuovo. Voglio ancora vedere un po' come si comporta in reazione al mercato. Comunque sicuramente utilizzerò Nexus, su questo non ho il minimo dubbio. Poi procediamo con... oggi c'è stato qualche problemino su Binance, qualcuno me l'ha segnalato in tempo reale. Ci sono state delle pause dei prelievi di tutte le cripto per un po' di tempo a causa di un backlog molto lungo, una coda di operazioni molto lunga. Non ci sono stati particolari problemi, ci sono state due pause, se non ricordo male, e una un po' più lunga, notando qui vedo 6 ore, 4 ore, quindi un paio d'ore di pausa. Insomma, non so cosa sia successo precisamente, ma sembra non esserci nessun effetto collaterale. E a proposito di Binance, invece, ecco che vi volevo parlare del whale game. C'è il vincitore, quindi complimenti al vincitore, e purtroppo è andata male a me, come anche agli altri, a tutti, nessuno aveva indovinato la prima scelta, che per me era Solana. Ovviamente, cosa doveva fare se non pompare il giorno dopo, fantastico, perché il concorso era sul indovinare, in sostanza, ieri, il giorno 30, l'altro ieri, la coin che pompava di più, che performava meglio, scusate, tra Solana, Cardano, Ethereum e Bitcoin. Ed era un giorno mortissimo, dove hanno performato tutte tipo -1, -2% rispetto a Bitcoin. Bitcoin è stato fermo e quindi Bitcoin è quello che si è comportato meno peggio. E il giorno dopo è pompato e ha performato meglio Solana, quindi vabbè, era una cosa data esclusivamente al caso. E al di là di tutto, niente, complimenti al vincitore, si prende assolutamente con sportività, e è stato molto divertente, però, perché c'è stato coinvolgimento anche della community e tutto quanto, quindi a me ha fatto più piacere quello del... Cioè, certo, il premio schifo non faceva, però diciamo che è stato bello, ecco, avere il coinvolgimento della community e tutto l'ambiente che si è creato intorno al gioco di sostegno. Quindi niente, andiamo avanti, vediamo quali altre cose carine ci saranno per fare cose insieme. E a tal proposito io già vi spoilero che domani ci sarà una sorpresina per voi, che non c'entra nulla con i whale game, ma facciamo un giveaway di un po' di cosine di FTX. Il giveaway è organizzato chiaramente da FTX e io, come dire, farò un po' da host di questo giochino. E quindi domani state sul pezzo sul mio Twitter se volete la possibilità di portarvi a casa qualcosa di tutto ciò. Sono, se non ricordo male, 5 pack di cose che contengono, appunto, cioè lo scatolino che contiene alcune cose di queste brandizzate FTX. È una cosa carina, niente che vale milioni, però dai, è carino, a me piace, io ce le ho le mie cosine di FTX, ogni tanto me le metto. E quindi niente, sul pezzo domani, mi raccomando, perché sarà divertente, è un modo anche per fare, dai, qualche gioco, qualche cosa. E forse non sarà neanche l'unico giveaway della settimana, vediamo, non voglio andare
a spoilerare nient'altro, ma per adesso concentriamoci su questo. Poi IDO di Soland, che è una domanda che mi avete fatto poco prima dell'inizio della live, perché ho letto, giusto dato una scorsa alle domande su Telegram, ho visto questa. Soland in sostanza è una piattaforma di lending su Solana. L'avreste mai detto? Scommetto di no. E il classico alla Aave, per capirci, dove si può andare a mettere collaterale, prendere prestiti e così via. Questi sono attualmente i rendimenti, non c'è niente che fa urlare al miracolo. C'è dunque, aspettate, eccola qua, la IDO del token, com'è che si chiama? Land, come l'hanno chiamato? Non lo so nemmeno. Che tra l'altro infatti c'è ancora da quantificare l'APY della distribuzione. Dov'è? SLND, eccolo qua, SLND. Come funziona? Allora, funziona col modello che hanno utilizzato un po' in tutte le IDO su Solana, le ultime, tipo Mango Markets, tipo qual era quell'altra che non mi ricordo, forse Parrot, sì, Parrot. E come funziona? Allora, funziona in questo modo. Ci sono due fasi. C'è la Sale Period e la Grace Period. In sostanza, si può partecipare in USDC, chiaramente su network Solana, e durante la deposit sale period, scusate, che dura per ancora 17 ore, quindi è fino a domani, si può andare a depositare degli USDC quanti ne vuoi, no? Tu dici, sai, io alloco 1000 USDC, benissimo. Il prezzo finale del token SLND viene calcolato in questo modo. Si calcola il totale di token da distribuire, che sono 4 milioni, diviso il totale di USDC che sono stati immessi in questo pool di contributo, che per il momento sono 90 milioni, ok? Quindi durante queste 24 ore tutti a fiondare dentro USDC, bam 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 bam, e alla fine viene fatto il calcolo di quanto costa SLND facendo 4 milioni diviso il totale di USDC. C'è un però. Il però è che durante sia queste 24 ore della sale period che le 24 ore successive della grace period si può prelevare gli USDC. Quindi cosa può voler dire questo? Bisogna fare attenzione a una cosa. Se c'è una balenottera che dice, sa, manipoliamola un po' questa vendita, cosa fa? Prende 500 milioni di USDC, li caccia qua dentro, improvvisamente qua diventano 589 milioni di USDC, bene, e il prezzo sale alle stelle, perché 4 milioni diviso 500 milioni diviso 4 milioni farebbe un prezzo folle. Al momento 89 milioni e 3 su 4 milioni fa 22 USDC di prezzo. Appunto, se stuplicasse il tutto, sì, se stuplicherebbe anche il prezzo. E quindi uno può dire, beh, ciao, prezzo troppo alto, per me no, tiro via, me ne vado, anch'io, e rimane solo la balena. Allora la balena cosa fa? Dice, sai cosa faccio? Di questi 500 milioni, 450 li levo, ne lascio 50, tanto ci sono dentro ormai solo io, o quasi, e di fatto abbasso il prezzo e mi prendo comunque una fettona di token. A me non piace questo modello di vendita, ve lo dico con estrema sincerità, non mi è mai piaciuto e infatti non parteciperò. Sono abbastanza bullish sulla piattaforma Soland, perché comunque i principali investitori del mondo Solana ci sono dentro. Però non mi piace tanto questo modello di IDO. Probabilmente poi farà 100 per, non lo so, ma io non credo che, cioè anzi io non parteciperò, sono certo, al 100%. Quindi questo è il funzionamento, molto semplice. Sale period, deposito e prelievo, grace period, solo prelievo. Quindi valutate voi se vi interessa oppure no. Poi procediamo con questo, beh, sempre lo stesso discorso. Ah, ecco, BlockFi. BlockFi ha aumentato un po' i tassi di interesse con novembre. A partire da oggi, se non ricordo, sì, primo novembre, quindi, perché per loro tra l'altro non credo che sia festivo. Adesso non vorrei dire una castroneria gigante, ma secondo me no. Comunque sono aumentati un po' i tassi, perché comunque il mercato è in crescita e i tassi di interesse delle CeFi seguono molto il mercato. BlockFi non penso che abbia bisogno di presentazioni, perché ne abbiamo parlato mille volte.
come affidabilità è una di quelle più alte in assoluto, perché parlano con i regolatori, hanno tutte le licenze del caso, hanno sedi in America, quindi con i controlli e controcontrolli, quindi di sicuro non hanno sede in un paese esotico che non sai dov'è, non sai cosa fanno. Massima affidabilità dal mio punto di vista personale. Infatti io sono un utilizzatore, ho fatto già questa disclosure, e sostanzialmente adesso i nuovi tassi di interesse sono, su Bitcoin non c'è particolare, come dire, entusiasmo secondo me a riguardo, perché abbiamo il 4,5% fino a 0,1 BTC, mentre la cosa che mi interessa di più è sulle stable, che secondo me è dove c'è la massima utilità, perché per chi vuole un'operatività del tipo deposito e dimentica, quindi non ha voglia di cercare come si usa la DeFi di XY, una roba e l'altra, ci sta che un utente magari meno pro vuole mettere a rendita le sue cripto, le sue stablecoin o anche i suoi fondi, li converti in stablecoin e li metti a rendita con un 9,5% per USDT. Che caspita, sfido io a trovare un'alternativa del genere con l'affidabilità comunque di BlockFi e con la semplicità d'uso di BlockFi, perché stiamo parlando di fare un deposito e basta, cioè veramente massima semplicità rispetto alle piattaforme DeFi o simili, e ripeto, alto livello di affidabilità, perché BlockFi dei player del settore è forse quello proprio più, come dire, riconosciuto anche dai media, dalle autorità e dai regolatori con cui appunto parla. Non so se vi ricordate di quel discorso sulle security, mica security, che gli avevano detto fateci vedere bene, loro l'hanno fatto, poi hanno infatti posticipato tutto, stanno controllando, si comportano come si deve. Quindi questo per dire che i nuovi tassi su BlockFi, visto che è da un po' che non vi aggiornavo, sono sulle stable del 9,5% sui primi $40,000 di deposito, sopra i $40,000 dell'8,5%, che è comunque molto valido, su USDT. Su USDC e BUSD sono un pelo più bassi, quindi io direi track full USDT. No, scherzi a parte, sì, io mi comporto così. Sinceramente non ho più paura della FUD di USDT, e quindi ve lo condivido. Tra l'altro, aspettate che adesso vi tiro fuori la turbo scillata, perché da qualche parte ce l'ho ancora. Dunque, io avevo, eccolo, il mio codice fantastico con un bellissimo bonus fino a $250 in Bitcoin, tac. In particolare, dunque, learn more, vediamo dov'era, c'era la struttura, eccola. In base all'entità del primo deposito che fate, avete un bonus, diritto ad un bonus in Bitcoin di questo ammontare, ok? Quindi per il minimo deposito da 100 a $1,500, $15 in Bitcoin e così via. E deposito non per forza deve essere in Bitcoin, può essere anche in stablecoin. Io ve lo condivido qua, tac, e poi non vi stufo più, tac, eccoci. Che so che questi... la credit card di BlockFi l'avete vista, purtroppo è solo in America per adesso, magari arrivasse anche da noi, perché è una super figata quella. E bene, benissimo, adesso andiamo avanti, che ho l'ultima notizia, che è una notizia lampo in verità, ovvero nuovi fondi, nuovi incentivi, presumo quindi acqua ghiacciata, su Avalanche. Oggi è una giornata di quelle dove si beve ettolitri d'acqua. Su Avalanche, $220 milioni di fondo per andare a incentivare lo sviluppo di DeFi, NFT, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi credo che Avalanche sarà sempre, come dire, una protagonista di questo periodo nei suoi vari settori, quelli che abbiamo appena detto. Quindi non perdetela di vista. Ora tocca a voi. Io ho parlato veramente troppo. Quindi mi sa che vi ho rubato un po' di posto, ma io quando si parla di shitcoin mi infiammo e parlo per ore. Questo mi dovete fermare, me lo dovete dire. Luca, basta, taci giù. Allora, vediamo. Il prossimo lancio su Starterra sarà Orion Money, interamente basato su stablecoin. Sembra una figata, lo conosci? Guarda, lo conosco, ma non mi fa impazzire, perché, te lo dico subito, Orion Money in sostanza, sai che cosa fa?
prende le tue stablecoin. Arrivo, eh? Sì, accetto, bene, bravo, ok, ok, ok. Eccoci. Allora, prende le tue stablecoin e le converte in UST per metterle su Anchor. Però ti paga meno che se tu metti UST su Anchor. A meno che, ok, poi puoi mettere in staking gli Orion, bene, ma se non ricordo male, il tasso di interesse qua non ti viene pagato in Orion, o sì? Se non ricordo male, no. Fammi vedere. Io ho sempre detto, mi ricordo che l'avevo già guardata in passato e avevo detto, conviene 100.000 volte... Vediamo how it works. Vediamo super rapidamente. Niente. Eccolo, vedi. Anchor. Quindi qua dice che utilizza Anchor di fatto. Quindi si è esposti comunque ai rischi di Anchor, ma con una ricompensa minore. E quindi di fatto, cioè, di buono c'è che ci sono altre stablecoin, chiaramente, altrimenti non avrebbe senso il prodotto. Però perché non passare da Tether a UST noi in autonomia e metterli su Earn? Cioè, è quello che non riesco a capire. Tra l'altro poi hai anche gli AUST con cui puoi fare altre cose. Cioè, mi sembra veramente, non lo so, non necessario, a mio parere. Poi sono sempre aperto chiaramente a opinioni differenti. Dunque, vediamo. Qua c'è veramente un sacco di domande. Volendo detenere Ethereum sulla main chain senza averci mai interagito, qual è il modo meno caro partendo da Fiat? È vero che FTX Blockfolio non fa pagare le gas fee sui prelievi? Sì, mi pare di sì. Non so su Ethereum. Aspetta, fammi cercare FTX Blockfolio fees, perché la... eccoci qua, perché la, cioè FTX.com e FTX Pro, quindi ti fa pagare le fee sui prelievi di Ethereum se non hai in staking gli FTT, altrimenti sono gratuite anche lì. Allora, volevo vedere se c'era withdrawals, vediamo. Withdrawing cryptocurrency. No, qui non menziona nulla riguardo le fee. No. Non menziona nulla riguardo le fee. Non ti so dare una risposta immediata, però se qualcuno magari ci vuole condividere la risposta perché la sa, è assolutamente gradita la cosa. Poi. Dunque. Per il prospetto da presentare su eventuale richiesta per il quadro RW, cosa bisogna inserire? Tutte le transazioni fiat crypto e viceversa? Oppure anche le crypto? Ma senti il tuo commercialista, io sono certo, perché l'ho fatto anch'io, basta l'elenco di operazioni che fai, quindi trade degli exchange, se usi la DeFi, cercare di aver sotto controllo che transazioni hai fatto e poi si cerca di semplificare. Che ne pensi di Polydoge? Ma guarda, non so proprio che cosa pensarne di Polydoge. È la classica meme coin speculativa da non holdare e da evitare, ecco. Perché come al solito le meme coin sono... si muovono a caso, no? Si muovono, pompano, dumpano, imprevedibili, è la roulette. Dunque, conosci Project Quantum? No, mai sentito nominare. Come passo coin da crypto.com a Binance senza grossi danni? Intendi fee? Dunque, crypto.com, se non erro, ha il prelievo, vabbè, a parte forse BUSD puoi utilizzare, che ha bassissime fee, o altrimenti utilizzare ad esempio Arbitrum o una di quelle chain alternative a basse fee. Adesso crypto.com le integra, molte le integra, e anche Binance alcune le integra, se non ricordo male. Non ricordo esattamente quali, ma alcune le ha aggiunte, quindi controlla quello magari. Le fee più BUSD, qualcuno dice, quindi io farei così, ecco.
Mitico, finalmente ce l'ho fatta la mia prima mezza live. Benvenuto, benvenuto. Spero che sia la prima di una lunga serie. Spero. Mio padre si è finalmente convinto a investire a medio-lungo termine in Bitcoin. Per il mio portafoglio uso Binance e Coinbase. Tu cosa gli consiglieresti? Vale la pena cercare anche un interesse magari su BlockFi? Ma guarda, secondo me non c'è... cioè, bisogna ragionare sempre sui rischi che si corrono e su quanto si è disposti comunque a tenerci un occhio di vigilanza sopra, ecco. Secondo me, cioè quello che faccio io, come sapete, è la detenzione. In parte li holdo per questioni di sicurezza massima, in parte li metto anche a rendita anche su BlockFi e altre piattaforme, dipende tutto dalla somma e quant'altro. Sicuramente conviene averli su un wallet piuttosto che su Binance o su Coinbase, perché se è un investimento a medio-lungo termine non ha senso tenerseli sugli exchange, quindi vale la pena magari fare un piccolo investimento su un hardware wallet oppure utilizzare un wallet magari mobile di quelli più sicuri, più rinomati, tipo Trust Wallet, tipo come si chiama, SafePal e così via. Poi, io oggi mi sono passato della liquidità da Crypto.com a Binance comprando Stellar. Sono nabbo, ma no, ci sta. Ci sta perché Stellar e il suo use case è quello, d'altronde, quindi... Allora, dunque... oh mio Dio, che cosa ho letto? No, questo ve lo devo leggere. Cosa ne pensi di Reef, BSwap e FEG? Valuto anche come investimenti le rendite passive su prodotti tipo AI Marketing e Royal Q. In un messaggio, tutti sti scam in un solo messaggio, sto esplodendo, ho bisogno di acqua ghiacciata. Non capisco neanche se è un troll. Oh mio Dio, cosa ho appena letto? No, torniamo seri. Allora, Reef non è uno scam, quello è l'unico di quelli che hai menzionato che non è uno scam o una shitcoin, ma non lo conosco, quindi non mi esprimo. BSwap non so cosa sia neanche quello. FEG è una shitcoin, mi pare, quella del gorilla, mi pare sia una shitcoin abbastanza rinomata. Mentre AI Marketing è un Ponzi e Royal Q è uno di quelle specie di bot che ti fanno pagare, poi prima o poi scamma anche lui, secondo me, quindi io farei veramente tanta attenzione a questi strumenti, davvero massima guardia. E quindi niente, triggeratissimo da questo messaggio. Poi, dunque, vediamo. Oh mio Dio, sono ancora battiti cardiaci? No, 80, non si sono neanche alzati tanto. Cosa ne pensi di Movr, parachain nell'ambiente .Kusama? Guarda, ne avevo parlato con Emiliano recentemente ed è una di quelle più interessanti in assoluto. Eravamo entrambi d'accordo, molto, molto interessante. È quella che, come si dice, va a collegare il mondo Ethereum col mondo .Kusama, quindi assolutamente una colonna portante. Come vedi .Dot sul lungo termine? Sinceramente piuttosto bene. Io sono fan di .Dot. Non ho ancora investito in .Dot e molti mi chiedono perché. Me lo sto studiando e a breve ci farò anche un video sulle parachain che ve l'ho promesso, me lo sono anche segnato, quindi aspettatelo che arriva. Poi, dunque, un parere su Yoshi e il suo GameFi. Yoshi, non lo conosco, me lo sto andando a vedere. A meme token, già questo non mi piace affatto. Che è sta roba? Ma è lui? Mamma mia, siamo ritornati alla situazione di... no dai, dimmi che almeno non è una shitcoin. Boh. Non so, non capisco. È che adesso... Prima avevo letto meme token da qualche parte, se leggo meme token per me già no. Quindi devo andare ad approfondire. Gamepad, che cosa sarebbe? Che cos'è sta roba? Cioè fanno delle ICO di... Boh, non lo so. Devo approfondire, vediamo. Mi riservo il diritto di riprenderlo in mano in futuro, ma la prima impressione è un po' così, un po' amara, ecco. Non,
Non lo so, non lo so. Allora, dunque. Puoi cagare progetti seri e non sti scam che ci fanno perdere tempo. ragazzi, guarda, purtroppo io voglio avere una missione che è quella di evitare che la gente venga scammata. Quindi mi spiace, cioè anch'io preferirei parlare solo di DeFi, solo di cose un po' più interessanti, ma se vedo che tante domande sono sulle shitcoin, io mi sento obbligato a dire di fare attenzione alle shitcoin. Mi spiace, mi spiace. Potresti analizzare Cake, volentieri. Come si fa a vedere quanti provider di liquidità vi sono in un progetto? Ci fai l'esempio di una ricerca con una shitcoin a caso? Dunque, su, com'è che si chiamava? PuCoin anche ci dovrebbe essere? Boh, vediamo, prendiamone una random. Dove? Vette, Danvette, tra l'altro, poi Kaboshu, questa roba qua, vediamo. Kaboshu, che poi tra l'altro è facile anche, cioè, falsificare la roba della liquidità, eh. Dov'è che è? C'era da qualche parte. Dunque, qui quanta liquidità c'è? Contratto holder. Perché da qualche parte mi ricordo che c'era proprio qui. Aiutatemi anche voi, che non mastico molto queste interfacce, ma c'era. Non mi ricordo se è su Holders. No? Questa è una shitcoin pro, già 130.000 holders. No, scherzi a parte. Ah no, ok, ci sono. Aspetta. Andare a prendere l'LP token, che però qui c'è sia BNB, BUSD, BTC, beh qua è bassissima. Allora guardate, qua a sinistra si vede PancakeSwap V2, Kaboshu, BNB, LP. Ci sono 2 milioni di dollari in questo pool, Kaboshu BNB. Kaboshu BUSD 10.000 dollari, questo 5.000, quindi qua è praticamente una nullità. Quindi tutta la liquidità è qui e possiamo andarlo a vedere dov'è qua. Tac. Ho cliccato su holders, in realtà io non voglio vedere gli holders. Ecco, no, in realtà sì che voglio vedere gli holders. Eccoci, allora, qua, ecco, qua è strano perché questi sono gli holder dell'LP token che 0x00 vuol dire che è distrutto. Liquidity locker vuol dire che è bloccata, burn address è distrutto e questi sono tutti gli altri. Quindi qua in teoria, se non ho capito male, rimane una shitcoin chiaramente perché Kaboshu non può che essere una shitcoin, poi promossa su PuCoin, quella è già più che sufficiente, ma almeno la liquidità del team, che presumo sia questa, che è la fetta più grande, vedete che si parla insomma, la quasi totalità perché il resto è 0, è bloccata. Quindi già questo diminuisce il rischio rug pull. Poi non so come si fa a sbloccarla, lì bisognerebbe andare un po' più nel tecnico, però andare a vedere il token LP. Ok, quindi da qua vedere l'LP, andare a vedere come è distribuito agli holder, tra gli holder in percentuale e se la percentuale più grande è in mano a pochi ed è sbloccata, allora insomma lampadina che lampeggia rossa. Questo è un po' il discorso. Bene, grazie Kaboshu per la tua partecipazione. E dunque, grafico spell lo guardo sempre volentieri. Ma mi sa che l'ho messo anche. No, non ce l'ho messo. Aspetta che ce lo metto. Spell BTC. No, spell USD. C'è su FTX. Spell. Ragazzi, Spell sta spaccando. Perché tra l'altro adesso anche in quell'ecosistema lì adesso ha rilanciato. Sta rilanciando Popsicle. Popsicle poi ho visto che ha dei piani pazzeschi per diventare il principale liquidity provider di Uniswap, insomma c'è veramente tanta roba in ballo e adesso magari facciamo anche un aggiornamento su tutto quell'ecosistema lì che sta crescendo veramente tanto, ma anche Wonderland stesso, anche, cioè abracadabra neanche da dire, ma tra l'altro c'è, cos'era? Bye Bye Dai, che faceva vedere un confronto tra meme, quindi abracadabra e DAI, e di fatto, beh, la market cap di Spell ormai ha superato quella di Maker. Le fees generate
sono follemente più alte per gli staker di Spell, che è S-Spell e lo Spelling Staking, e c'è la supply di DAI che cercano un po' di andarla a flippare, e siamo al 30%, 2 miliardi e 3 contro 8 miliardi di DAI. Quindi questo un po' per seguire l'andamento del mondo abracadabra e dintorni. Comunque è molto interessante, ma io non lo detengo questo token perché, non lo so, mi sembra molto esteso, ma è una mia opinione. Sono assolutamente consapevole del valore che c'è sotto, ma il mercato mi spaventa ancora un po' e è un problema tutto mio. Pre-spoiler per il prossimo video, de che? Cosa ne pensi della cripto Decentraland? Guarda, Decentraland, l'analisi di Cake ti fa schifo, hai ragione, adesso l'andiamo a fare. Mi sono perso via tra altre robe. E Decentraland adesso insieme agli altri metaversi, il tema dei metaversi è destinato a diventare mainstream, perché, guarda, aspetta, tac, IndexCoop che ha il suo indice dei metaversi, ti faccio vedere come sta andando. Metaverse Index, ne parliamo da un po', 83% in un mese, soprattutto in quest'ultima settimana, perché il nostro Zuck, con la sua notizia di Facebook che diventa Meta, ha focalizzato l'attenzione mondiale sui metaversi e quindi spingere. E a tal proposito volevo fare anche un video dove spiego un po' che cos'è un metaverso e quali sono i progetti più interessanti in tale settore. Vediamo, tante cose da fare, molto poco tempo, ma ce la possiamo fare, dai, io ci credo. Allora, l'analisi di Cake. Cake, eccoci. Allora, Cake molto male, perché ragazzi è in downtrend, ne parliamo da tempo e rimane quella la struttura. Abbiamo avuto il nostro top, poi il range qua dentro, che però purtroppo è stato rotto a ribasso, con respinta molto forte in questo tentativo di rientro, e poi niente, adesso è in preda alla gravità, quindi è nella sua fase ribassista. C'è da vedere dove trova il suo bottom, di sicuro non mi attira adesso in ottica di posizione speculativa. C'è anche da dire che il nostro, ciao Punk, Pancake Swap, qua, col suo auto compound, quanto rende? Allora. Pulse. No, farm, ho sbagliato. No, è giusto, Pulse. Allora, l'auto cake che fa automaticamente il compound ha un buon 72% di APY. Quindi, in sostanza, se lo tieni lì per un anno e dopo un anno ha fatto meno 72%, tu sei comunque in profitto. Quindi, in un'ottica di lungo periodo, rimane sensato, lo sappiamo tutti quanti. E questo cosa diventa invece? APY 74%, sì, perché già lo fa lui. No, dicevo che cioè assolutamente valido con quest'ottica di compounding, però è un'ottica di lungo termine, quindi ci vuole bisogna ragionare in quest'ottica qua e non di quella speculativa. Speculativamente è assolutamente poco interessante, ecco. Poi, 1:04, mannaggia, basta ragazzi. Vorrei uscire pian piano da Cardano, anche in perdita, cosa mi consigli di fare? Alzo le mani perché ragazzi qua cioè, c'è da vedere che cosa ci vuoi fare, come vuoi distribuire quel capitale, come lo vuoi utilizzare, se lo vuoi investire in altro, se insomma ci sono troppe variabili e devi ragionare un po' su quello, cioè fai finta che, cioè, anche perché uscire un po' alla volta cosa vuol dire adesso a caso sperando che salga, non lo so, ci sono un po' di errori in questo ragionamento. Perché se tu ti sei reso conto di aver fatto un errore, devi dire, bene, ho fatto un errore, adesso questo errore volto pagina e vado a convertire questi asset in qualcosa che realmente voglio, ok? Quindi senza pensare, sale, tengo ancora un po' perché magari sale, recupero, no, non funziona così. Dunque, voglio chiederti se conosci l'exchange di YDX e cosa ne pensi. Lo conosco e ho solo assolutamente, stavo leggendo sotto, scusate, no, ho assolutamente un'opinione positiva su di YDX, è un DEX di derivati decentralizzato e ora più che mai ci serve col fatto che le regolamentazioni scocciano un po' con i futures e quant'altro. Avete visto che anche Kraken ha tolto i futures in
in Italia, a proposito. No, prima ridevo perché leggevo la domanda, perché alcuni personaggi del mondo cripto hanno la foto con gli occhi illuminati? Sono gli occhi laser, che è un meme della crypto community, era nato per dire io tengo la foto profilo con gli occhi laser fino a 100k, di Bitcoin, ma non c'è ancora arrivato, quindi qualcuno li tiene in maniera imperterrita. Chronos Chain annunciata tra 7 giorni, bravo, 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 mi ero dimenticato. La Chronos Chain di Crypto.com ha finalmente una data ufficiale. Crypto.com. Grande Emiliano, guardatelo, 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 bravo, bravo, grandissimo. Un saluto a Emiliano anche in live. Numero uno, numero uno. E allora. Bravi anche voi che glielo consigliate, però, ragazzi, siete veramente il meglio. Io volevo farvi vedere però una cosa seria. Crypto.com, la Chronos Chain. Eccola, 7 giorni. L'ultimo conto alla rovescia è finalmente iniziato. 100 milioni di dollari di fondo per supportare. Aspettate che me lo salvo questo, che poi faccio anche il post su Telegram. 100 milioni di dollari di fondo per incentivare lo sviluppo su Chronos. DApp portability istantanea. EVM Chain su Cosmos. Sono non bullish, di più. Mamma mia, andiamo a vedere i grafici, così chiudiamo. Allora, Bitcoin, vi stavo dicendo che è in una situazione di compressione dopo l'all time high, che ha fatto anche sul mensile, come vi mostravo, e al momento la solita zona di swing trade è questa qua, che arriva fino ai 46-47 mila, giù di lì, con un ragionamento di questo tipo. Se ritraccia, ma anche molto, va bene, basta che non faccia un lower low, perché un lower low mi andrebbe a rovinare la struttura, mentre se mi fa un higher low, allora va sempre bene. Poi certo è che se fa l'higher low e arriva qui e mi fa un lower high, poi cambia e si fa una lateralità, magari lo si rivede. Però in un'ottica di costruzione di posizione adesso, su questo orizzonte temporale, ha assolutamente senso dire se mi fa un higher low sono contento. Quindi accumulazione fino a qua, con ipotesi poi di prosecuzione rialzista come esito più probabile. E questo è quanto. Che cosa ce lo conferma? Allora, ce lo conferma di più, vedete la pesca di liquidità che viene fatta di tanto in tanto. Sul daily in realtà abbiamo un canalino discendente, per il momento uno storno, una bull flag, chiamatela come volete, ma sicuramente non rende bearish la situazione. Ah, DOT oggi sta pompando, a proposito, perché adesso arrivano le aste delle parachain, anche su quello dovremo fare un bel approfondimento. Comunque no, lo vedevo qua, ma l'abbiamo già detto prima in realtà, quindi niente. E vabbè, Bitcoin rimane assolutamente in linea con le analisi fatte le scorse volte. Non cambia assolutamente nulla, c'è stato questo tentato attacco al range, oggi di nuovo una pesca di liquidità e non c'è nessun segno, come dire, di accelerazione ribassista. Questa è la cosa positiva. Ci fosse un dampone così sarebbe preoccupante, ma finché facciamo il nostro canalino tranquillo di storno rimane assolutamente questo lo scenario più probabile. Per il resto andiamo a vedere Ethereum innanzitutto, che è ben messo, guardatelo. Allora, Ethereum cosa ci ha combinato? Ci ha combinato qua una W che poi ha rotto e retestato, poi è ripartito. Qui c'è la resistenza attualmente a 0,0072, ostacolato, flessione e adesso la sta riattaccando. Se andiamo a finire qua sopra c'è un altro bel setup long proprio qua. Molto bene, molto bene. Poi Loopring 56%, tutto a posto. Che cosa sta succedendo? Hanno fatto Shiba Inu anche su Layer 2 Loopring? Non lo so. Bene. Sushi? Che succede? Mi sono perso qualcosa, per caso. Bene, ok. Allora, Dominance. Dominance continua questo scenario che abbiamo disegnato qui con molta, come dire, precisione. Ma sembra quello attualmente più probabile, quindi posizioni in altcoin interessanti. A tal proposito
Tac, guardate Eagle, che era quella che stavamo seguendo, che segue appunto per adesso lo scenario. E di altre, cosa c'era? Forse Phantom, vediamo. Phantom ha retestato ieri questo livello, curioso vedere come si comporterà. Luna di nuovo è lì che approccia la resistenza, la voglio vedere qua sopra. Solana della Discordia. Questo è il livello sul quale è interessante entrare. Oh, questo qua, il retest di questo cluster qui. Effettivamente qua, visto che comunque c'è stata questa deviazione che poi è stata riassorbita, l'impianto totale comunque sembra bullish, la struttura. Bene, questa è un po' la situazione complessiva. Io spero di esservi stato utile. One inch gigapump di qualche giorno fa, one inch... come però sta l'ha assorbito, non so cosa sia successo qua, sembra averlo assorbito quasi tutto. Amici, che dire, io vi ringrazio per avermi seguito oggi, domani si ritorna sul pezzo al 100%, oggi lo ero al 50% perché la mattina l'ho passata più o meno a riprendermi da ieri e ve lo dico con estrema sincerità, quindi niente, domani molto sul pezzo, preparerò un po' di contenuti perché, ripeto, parachain di DOT, metaverse, ci sono un po' di temi da trattare, spero col video di oggi di aver fatto passare soprattutto il concetto di attenzione alle shitcoin, non fate ruggare, come si suol dire. Per il resto ci siamo aggiornati sulle cose un po' più interessanti, le novità Nexus, che comunque è un protocollo da conoscere, così via, la Kronos Chain, insomma è un bel periodo, dai, questo non possiamo certo lamentarci. Noi ci rivediamo in live mercoledì, vi ricordo che sarà l'ultima live della settimana perché venerdì sono dagli amici di Cosmos a farmi amici, quelli di Cosmos, o meglio a Lisbona, non vedo l'ora. E basta, quindi sempre sul pezzo, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima. Ciao!